Ci avviciniamo alle elezioni amministrative del prossimo 8-9 giugno. È stata presentata ufficialmente la lista Viviamo Canzo, che vede come candidato sindaco per Canzo Paolo Ceruti, già in passato presidente della Comunità Montana e sindaco di Magreglio. Come mai questa nuova avventura a Canzo? Beh, prima di tutto io ho origine da Canzo e sono venuto a abitare a Canzo, per cui sono canzese, tutto sommato. Speriamo che non sia Nemo profeta in patria. No, ho scelto di candidarmi perché vorrei contribuire alla vita del paese e grazie agli amici di Viamo Canzo che erano già presenti nella scorsa amministrazione col consigliere Locci, si è costituito il gruppo e piano piano siamo arrivati alla definizione della lista con un programma. La particolarità di questa lista è che è una lista programmatica, quindi esistono diverse sensibilità ma non è classificabile in schemi partitici, non è classificabile. Questo è il primo punto. Poi abbiamo individuato, il programma è lunghissimo per cui lascio perdere, no? Abbiamo individuato 14 punti e di questi 14 punti ce ne sono alcuni che riteniamo fondamentali per la vittoria, perché noi partecipiamo per vincere, sia ben chiaro, non è che partecipiamo per partecipare come alle Olimpiadi, come dicono. Allora, uno dei punti fondamentali è questo. Tanto il testo è sempre voltiamo pagina con, no? E dopo diventa una Canzo più verde, stop al taglio piante. Una cosa importante da dire è che noi riteniamo che la difesa dell'ambiente, la difesa del verde, non vuol dire bloccare le attività, anzi, vuol dire accentuare il lavoro, dare possibilità di lavoro alla gente. E questo è un discorso veramente importante. Un secondo punto, potrebbe essere anche il terzo per dire, è che le scuole elementari devono rimanere dove sono e soprattutto noi non siamo d'accordo nel fare un autosilo al posto delle scuole elementari. Immaginate, non so, tre piani fuori al posto delle elementari, una cosa assurda, poi non serve. Un terzo punto che non è qua, ma che è fondamentale anche questo, è la ZTL. Visto che il Comune insiste, non vuole cedere su nulla, noi diciamo che siamo per fare un referendum sulla ZTL. Ci spiace che lo statuto preveda questo, mentre il regolamento non ci sia ancora e stiamo raccogliendo le firme. Ovviamente se noi vinciamo come crediamo di vincere, noi immediatamente annulleremo questa ZTL e andremo al referendum. Come soluzione vera, noi proponiamo di eliminare l'entrata da Via De Gasperi, ovvero liberare Gaiumi, che non c'entra niente col centro di Canzo. La quarta cosa, che è importante anche qua, diciamo, questa è fondamentale veramente, perché noi diciamo che aboliremo l'addizionale IRPEF, aboliremo l'addizionale IRPEF per le fasce più basse, il che vuol dire che una famiglia potrà risparmiare con altre agevolazioni fino a 500 euro annui, che non è poco per una famiglia che non riesce ad arrivare alla quarta settimana e magari nemmeno alla terza a fare la spesa. Cioè risparmiare 500 euro all'anno è fondamentale. Poi ce ne sono moltissime altre, ma adesso non credo valga la pena Sì, ce n'è un'altra che è veramente importante. Il quartiere del Parisone è stato ingabbiato da questa amministrazione perché ha chiuso via Stoppani e tutte le macchine si riversano su via Parini, che è una via stretta dove non passa neanche due macchine, addirittura c'è il passaggio sotto le ferrovie nord dove non passa a stento una macchina. Quindi noi assolutamente diciamo via Stoppani sarà riaperta in senso unico in uscita, così e il Parisone sarà disingabbiato. Questa è una cosa di fondamentale importanza. Poi ripeto, ce ne sono 14 punti perché ce ne sono molti altri, ma questi sono quelli, immaginiamo una navetta gratuita per andare dal Parisone passando per il centro di Canzo, andare alle stazioni, perché noi dobbiamo pensare che non solamente quelli giovani che si muovono con facilità o gli anziani, dobbiamo pensare a persone fragili, a quelli che non hanno possibilità di muoversi, agli anziani e diversamente abili. E questo è quello che ci distingue. A noi non ci interessa fare la lotta su chi porta più soldi in paese, a noi ci interessa fare la lotta per servire il paese. Non siamo una lista per un uomo solo al comando, noi siamo una lista di canzesi, con i canzesi, per i canzesi. E questo, diciamo, è l'aspetto più fondamentale di tutti.
A noi non interessa sapere, poi diciamolo chiaro, sulla nostra zona c'è una cappa, una filiera che muove una cappa per cui se tu vuoi i contributi per il tuo comune devi adeguarti a quello che vogliono questi. Bene, noi siamo contrari a questa situazione, vogliamo liberare dalla cappa questa zona, Canzo, ma non solo Canzo, questa cappa è su tutto il penisola lariana, non dimentichiamolo. Questo è un altro punto di fondamentale importanza, ma non specifico come questi. E poi crediamo che Canzo debba ridiventare quello che era un tempo, un comune a vocazione turistica, anche perché le imprese artigiane, le imprese industriali ormai sono, e non deve essere soffocato, deve essere libero per poter attirare il turismo. Questo è un altro punto di, diciamo, di fondamentale importanza, cioè consentire lo sviluppo turistico, consentire uno sviluppo vero turistico, certo diverso da quello di una volta, la villeggiatura non è più immaginabile, non è più portata, anche se c'è villeggiatura ancora a Canzo, anche perché ci sono i treni delle nord, eccetera. Poi siamo andati a guardare anche i piccoli particolari, le cose piccole, sappiamo benissimo che prima della fine della campagna elettorale l'amministrazione comunale topperà tutti i buchi che ci sono e metterà gli asfalti, questa è una cosa normale che avviene sempre, no? Però sappiamo anche che questa amministrazione ha tagliato i cedri davanti al teatro e non solo lì, e infatti diciamo come punto fondamentale una canza più verde, stop e taglio piante. Poi noi abbiamo una lista che per la prima volta, infatti non è da poco dire che la nostra attività politica pubblica è iniziata con un incontro sui giovani, con un incontro con i non nati sul nostro territorio, ma cittadini italiani, e queste due cose qui sono quelle che hanno mosso tutto quanto. Credo che abbiamo i candidati non nati in Italia di seconda o di prima generazione, questa è una cosa che non è mai stata fatta. Infatti adesso a presentare con me la lista ci sarà, oltre all'ex, al consigliere uscente Loci e al più giovane che è Marco Dotto, ci sarà anche Kadi Fall che viene dal Senegal ma che è una canzese doc. Kadi Fall, come ha anticipato Paolo Ceruti, è una canzese doc. Come mai la decisione di candidarsi alle prossime amministrative con la lista Viviamo Canzo? Allora, innanzitutto io... È vero, sono canzese doc perché ormai vivo a Canzo da 21 anni, sono arrivata all'età di 15 anni e per raggiungere i miei genitori che erano già qua e ho proseguito con gli studi, successivamente ho lavorato, mi sono sposato, i bambini che sono nati a Canzo vivono a Canzo, vanno a scuola a Canzo, quindi in tutti gli effetti mi sento una canzese doc. Quindi, allora, importantissimo, in 21 anni è la prima volta che noi, che non siamo nati in Italia ma che siamo diventati successivamente italiani, veniamo coinvolti nella vita, diciamo, politica del paese. Quindi per me è una cosa molto importante poter anche rappresentare quella fetta di popolazione che rappresenta il 15% della popolazione canzese alla vita attiva di Canzo. Quali sono i maggiori problemi che ha Canzo e che andrebbero risolti al più presto? Vabbè, una maggiore integrazione a livello anche delle scuole, perché mi capita spesso di sentire genitori che comunque magari con la lingua non parlano bene, hanno difficoltà con i loro bambini, soprattutto nelle scuole medie inferiori, che non hanno l'aiuto adeguato per poter affrontare le problematiche scolastiche. Portano a casa più quasi 600.000 euro. 600.000 euro, scusatemi, ma non è un dato da nulla, è un dato importante. Noi non siamo contrari in verità, sia ben chiaro, lo diciamo. Ma visto che noi vogliamo intervenire anche sull'addizionale, IRP, su tutto, e siccome Canzo ha 5.100 abitanti, per cui entra nella fascia superiore per 100 abitanti, ed è ridicolo. Noi diciamo, prescindendo di cosa vogliono fare loro, noi rinunceremo al 30% dell'indennità, che sono, non sono pochi, che sono 180.000 euro. Dobbiamo stare attenti quando si parla di queste cifre, e anche quelle saranno destinate ai servizi sociali, a quelle cose lì. Marco Dottor, tra i più giovani della lista Viviamo Canzo, che ha come candidato sindaco Paolo Ceruti. Innanzitutto, come mai hai deciso di scendere in campo per il tuo paese? Ho deciso di intraprendere questa avventura perché un mio caro amico, Alessandro Ponti, faceva parte del gruppo Viviamo Canzo e ha deciso di invitarmi in quanto pensava che potessi essere interessato a partecipare alla vita politica di Canzo. Effettivamente ho avuto ragione perché penso che ogni persona debba fare la sua parte per migliorare la società in cui vive.
In particolare io in Canso ho visto delle cose negli anni che non mi sono particolarmente piaciute e piuttosto che stare a lamentarmi come è facile fare ho deciso di mettermi in gioco e provare appunto a portare il mio contributo al paese che amo e in cui sono sempre stato. Cosa manca per i giovani a Canso? Allora, per i giovani a Canso secondo noi, manca una struttura comunque dei posti in cui essi possano trovarsi per passare il tempo assieme, al coperto, in tranquillità. Ad oggi, se un ragazzo vuole uscire, così come ho fatto io, in tutti questi anni ci si trova in stazione, al Parisone, però manca un posto in cui davvero i ragazzi possano trovare a passare del tempo assieme, come può essere un centro per i giovani autogestito, che è una cosa che noi ci impegniamo a riaprire. In tempi passati c'era e attualmente c'è in altri paesi, vado a pensare ad esempio a Suello. E pensiamo che l'aggiunta di questa nuova struttura, così come l'aiuto nell'avviare attività, eventi e cose del genere, possa far rinascere Canso come un paese anche un'attrattiva per i giovani della zona. Una cosa importante, poi abbiamo gente anche che ha delle specializzazioni in diversi settori. Non so, io sono giornalista di origine, poi abbiamo due ingegneri informatici, abbiamo professori, docenti di scuola, abbiamo studenti, abbiamo anche come il Simone Cocchieri, abbiamo degli allenatori di pallavolo. Cioè, voglio dire, questo lo dico perché si capisca che non è una lista di cucù messa lì per da fast, no, è una lista che si presenta con un programma che ha spiegato lui meglio di me e anche la Fadi e il Marco, e che vuole vincere, non si presenta per onore di firma. Certo, noi vogliamo dare spazio a un'area che non l'ha mai avuta, eppure Canso è un paese che ha avuto delle storie importanti. Possiamo partire da Filippo Turati. Luciano Locci attualmente è consigliere comunale di minoranza a Canso e si ripresenta sempre con la lista Viviamo Canso, questa volta guidata da Paolo Ceruti. Come sono stati questi ultimi 5 anni tra i banchi dell'opposizione? Sono stati 5 anni importanti, fruttuosi. Noi abbiamo portato avanti con grande onestà intellettuale la nostra linea politica e ci siamo preoccupati soprattutto di restituire ai canzesi una visione del paese alternativa a quella dominante, no? Abbiamo riconosciuto nell'amministrazione Nava un'impostazione che nei fondamentali si è presentata non del tutto dissimile da quella, diciamo, propriamente leghista di Turba. Ciò ha significato per noi contestare una concezione obsoleta dell'ambiente, una visione di corto raggio dei problemi del paese, una incapacità di leggere le reali esigenze del paese perché troppo preoccupati di inseguire, diciamo, la politica dei bandi. Noi siamo una lista che nasce invece da altri presupposti, attenta al consumo del suolo, attenta all'investimento culturale. Crediamo che certamente Canso possa esprimere tanto in questo territorio, crediamo che si debba realmente ripartire dal turismo e non solo, ma da presupposti fondamentalmente differenti. Siccome la costruzione di una visione del paese che noi abbiamo cominciato ad avviare deve proseguire, questo spiega perché io mi trovo qua ancora come nella veste di candidato. Occorre fare anche un'altra precisazione. Io apprendo dai giornali che il PD ha cercato di costruire un asse con la Lega, che è nella sostanza quello che ho descritto prima. Mi dispiace, alcune persone che frequentavano il gruppo di Viviamo Canso hanno militato, forse militano nel PD, ma io qua colgo un'occasione per fare una precisazione che è doverosa. Viviamo Canso non ha mai stipulato alcun accordo con il PD, né con altri partiti politici, e non ha intenzione di stipulare accordi di questa natura in questa circostanza. Quindi il PD non ha mai controllato Viviamo Canso, non esiste un accordo di Viviamo Canso, che è una lista di liberi cittadini ispirata ai valori che ho ribadito prima, con il PD.
Data la sua esperienza amministrativa in quel di Canzo, come valuta il nuovo gruppo di Viviamo Canzo che si appresta ad affrontare le prossime elezioni amministrative fissate per l'8 e 9 giugno? Chiaramente le liste civiche hanno una caratteristica, sono eterogenee. Questo vale per Canzo, ma non solo per Canzo, sono probabilmente la risposta della cittadinanza ad una moria, lenta moria, talvolta drammatica, altre volte patetica dei partiti. Viviamo Canzo una lista libera, piena di entusiasmo, questo entusiasmo proseguirà e lo vedrete nel nostro operato. Ecco.